Oggi in Via Novelli è arrivato a trovarci Paolo Stella. Paolo! Che piacere essere con noi, prego. Ciao. Ammazza che piccipiti, eh. No, è la maglietta tanta... che sembra, ma non, è tutta, non, è tutta non sono un grande sportivo. No, però caspita, sei grande comunque. Sembra. No, perché loro due hanno fatto tanta roba, comunque, vero? Brava. Conferma, brava Beatrice, conferma. Loro hanno preparato una social car per te. Però vediamola insieme okay. Come appare Paolo Stella attraverso i social. Ok. Vai. Paolo Stella nasce a Milano il 12 marzo del 1978. È un tipo molto spiritoso e divertente, che adora cambiare il proprio stile con il quale riesce a fare l'influencer. Infatti, il suo profilo Instagram conta quasi 300.000 followers. A dispetto del suo carisma, non ama definirsi e questo porta a chiedersi quale sia esattamente il suo ruolo, quando in realtà il successo per lui deriva dal fare proprio tutto ciò che piace. È molto legato alla famiglia, in particolare al fratello minore Checco, e nonostante la presenza di molte donne nella sua vita, tra cui Candela Pelizza ed Emma Marrone, vive molti momenti con il suo cane Branco. Non sapendo quale direzione prendere, abbraccia vari lavori, calca palchi di vari teatri, recita in diverse serie televisive e non disdegna nemmeno il cinema, lavorando con registi del calibro di Dario Argento. Tutto è partito da amici quando vestiva i panni di ballerino nel 2002, ma la sua evoluzione lavorativa oggi lo vuole influencer, scrittore e creative director. Ultimamente si è lanciato sul mercato con il suo libro e ha intrapreso un progetto sulla numerologia in collaborazione con Patrizia Pepe tramite la sua società di produzione ASAP Studio. Pur essendo un uomo, il suo ambiente naturale sembra essere quello acquatico. Da grande sportivo qual è, non avrebbe dovuto fare il nuotatore? Solo una cosa. C'è qualche correzione. No, che hanno scritto che sono un ballerino. Se mi vedi ballare capisci che non sono un ballerino. Ad amici facevo l'attore. Ah, l'attore. Perché all'inizio c'erano anche gli attori. Adesso non esiste non più la categoria. Attori. Però no, perché ballerino. Erano totalmente scarsi come attori. Questo è un progetto che ho fatto un video ballando con questi quattro che sono veri ballerini bravissimi. Cioè loro sono quattro e tu invece l'unico che facevi così. Solo così. Io facevo solo quello. L'hanno portato via così mezzo come una parete, tutti. L'hanno portato via. No, solo quello. C'è un progetto per Paco Rabanne questo a Los Angeles. Però. E c'era un po' del Paco Rabanne style, perché è un po' del... Sì. No, ma era bello questo. No, meno male. Però non sono un ballerino, purtroppo. Mi sentivo davvero... cioè, proprio poca roba, perché appunto sapevi recitare, ballare, influencer. Caspita, invece meno male non sai ballare. No, comunque zero. Tranquillo, io non so neanche ballare, ma non so neanche rete, perciò sono già, ti porti già avanti. Allora Paolo, come nasce Paolo Stella e in che famiglia nasci? Dove e in che famiglia nasci? Allora, nasco in Romagna, siamo cinque fratelli, sono tutti ingegneri, sono tutti bravissimi e io sono un po' la pecora nera della famiglia che ha fatto una cosa un perciò po' strana. Sono quattro ingegneri e uno che ha avuto successo, questo possiamo dirlo? Questo lo vediamo alla fine della vita, perché adesso per sta andando così. Molto bene, anche loro vanno benissimo, i miei fratelli. Che paese della Romagna? Forlì. Ah, proprio Forlì, caspita. Sì. E perciò questa, cosa fanno i tuoi? Che famiglia è? Una famiglia... Mio padre ha, guarda, è un po' complicato, mio padre ha delle aziende e produce energia. Non ho mai capito esattamente cosa fa, perché proprio sono quello che esce dalla famiglia. Centrali termoelettriche. Non è che va sulla cicletta e produce energia per la casa? No, però guarda, così, era talmente complicato quello che faceva che io per tutto il liceo, quando mi chiedevano cosa fa tuo padre, dicevo il poliziotto, perché non dovevo spiegarlo. È facile, il poliziotto lo sanno tutti. Sei a posto. Per anni. Poi una mia amica ha fatto una tesi sull'azienda di mio papà e ho capito che c'è dell'energia di mezzo. Però non chiedermi più, perché sono gli altri miei fratelli. Però famiglia benestante, cioè stavate bene? Sì, stiamo bene. Perché lui dice, come fa quello il poliziotto e poi arriva con la Ferrari a scuola? No, non era... No, stiamo bene. Quando io ho deciso di fare questo lavoro e quindi sono andato ad amici, non l'ho detto ai miei genitori, l'hanno scoperto dalla TV. E quindi io sono passato in 30 secondi dallo stare bene a 37 euro. Io ho solo 37 euro perché mio padre, quando l'ha visto nella televisione, allora mia madre è svenuta davanti alla TV dicendo no, dalla De Filippi, no! Però se fa così andava dalla D'Urso, perché piangeva, la prendeva la D'Urso, la prendeva. No, ma allora loro volevano che andasse in trasmissione. Allora, ha una famiglia sì molto riservata, quindi non volevo nessun tipo di esposizione. Andare in TV, diciamo, che è stato un po'...
di esposizione ce n'è stata, e quindi è stato e un tuo trauma. Tuo padre ti ha detto basta per no, me? No, mio padre è stato un genio perché non mi ha più parlato, mi ha fatto chiamare dalla segretaria. Gli ha tolto la corrente di casa. Ha tolto la corrente a casa. Ma magari. Lì ha capito che aveva a che fare con l'energia suo padre, perché non c'era più niente. No, ha fatto una roba... Devo dare a loro il beneficio del fatto che io non avevo detto niente, avevo fatto i provini di nascosto, all'ultimo provino mi mettono il microfono e io dico, ma ragazzi, ma perché il microfono? Perché sei dentro. Quindi ho fatto questa telefonata a mia madre, ho detto, mamma, c'è un problema, non sono... Cioè, ah, la cosa bella non è che, mamma, mi hanno preso! No, scusa mamma, no, non... io sapevo la reazione. Cina, La reazione, sapevo che non era una famiglia pro questo tipo di esperienza. Quindi gli ho detto, guarda, oltretutto era l'ultimo esame dell'università e facevo architettura, quindi gli ho detto... Che non è più finito? Poi no, sono rimasto meno uno. No, non apriamo questo capitolo, mamma, non guardare la trasmissione. Non guardare, voglio dire, adesso guarderanno, non guardate i genitori. E quindi gli ho detto, guarda, se vuoi capire, accendi su canale 5. Quindi mia madre è crollata con questo famoso urlo dalla De Filippi, no! Mio padre, con grandissima classe, mi ha fatto chiamare dalla segretaria sua... E infatti ho pensato anche, ma guarda quanto è carina Paola, che è da sempre stata la segretaria tipica di mio padre, ma non è una persona che mi chiama e mi chiede come stai. E mi fa, Paolo, senti, volevo dirti complimenti, ti ho visto in TV, io grazie Paola. Senti, la trasmissione l'ha vista anche papà. Allora, la carta di credito è stata tagliata, il telefono è disattivato e la macchina la vengono a prendere questa settimana. Ma ti fa un grosso in bocca al lupo. E io... Come reazione... Ciao babbo! Possiamo un applauso al padre e anche portiamo anche fuori la carta di credito per la psicologa da portare Paolo, perché quanto ci hai messo andare in analisi? No, io mi ricordo la prima reazione, che ho tirato fuori il portafoglio e ho contato che avevo 37 euro. Nella mia vita io avevo 37 euro. Ma amici ti pagavano invece? Allora, ti pagano una cifra veramente irrisoria, mensile, ma che proprio non potevo prendere i biglietti per tornare a casa per chiedere perdono. 500 euro? Di meno. Di meno? A metà. 250 euro, così 36. Tipo? Ok, 236 okay. 236 euro. Non so se si può dire, ma dato me lo faccio più. Okay. Sì, però c'è il vitto e alloggio, sì, al mese. Ah, non al giorno, al mese. Non che, sì. Okay. Adesso non so se è cambiato, perché era... Adesso è andato 238. Ok, allora adesso sì che si vive. Però sei lì dentro, sei spesato di tutto, comunque sei dentro uno studio praticamente sempre, quindi non hai... problemi, certo. Però mi ricordo che per la prima volta noi giravamo a Cinecittà e sono andato, c'è Cinecittà 2 a fianco, che è un centro commerciale, e ho scoperto quanto costavano i biscotti del Mulino Bianco, perché gli altri uscivano ma io non avevo i soldi per andare a mangiare la pizza con gli altri, che è un solo giorno di uscita, e quindi andavo a comprarmi le gocciole del Mulino Bianco. Le gocciole non sono del Mulino Bianco, sono quegli altri, non mi ricordo di chi sono, ma mi ricordo che compravo queste cose che pesavo in... Nella Pavese. Ma mi ha fatto molto bene, perché c'hai un bel contatto con la realtà. Ma quando poi hai ripreso con tuo padre? Hai ripreso? Ho ripreso, sì, ho ripreso quando ho finito. I miei non sono mai... Nel mio anno venivano i genitori in trasmissione a leggere le lettere. Mia madre, quando chiamava la redazione, buttava giù. quindi... Però è venuta Paola, la segretaria di tuo padre. No, neanche. Allora, praticamente poi c'è tutta una roba stupenda, perché io sono entrato con una sfida. E contro di me c'era questo ragazzo di Napoli. Sapendo che a casa c'era molto... Si sentiva molto questa cosa che io ero andato via... Ovviamente nessuno della famiglia è venuto, tranne i miei due fratelli, quelli grandi, e sono venuti tutti i miei compagni di università. Io però gli ho detto, ragazzi, a casa mi stanno odiando, quindi se venite in trasmissione mi raccomando low profile. Quindi c'è stata questa sfida fra me e i miei compagni, che erano tutti con la maglietta blu, tutti composti, facevano poco rumore. Abdominali. Un po' così, che avevano una piccola P qui, e di là c'erano quelli di Napoli che non avevano bisogno, cioè, che facevano come quelli di Napoli. Questo è Napoli. Che mi urlavano, uscurnacchia, i miei, bravo Paolo, bravissimo anche l'altro, però bravo. Comunque complimenti anche all'altro, veramente. E però hai vinto tu la sfida? Sì.
E sono entrato. E tra l'altro non sentivo quello che diceva e continuavo a applaudire. Invece... No, infatti, scusa, c'è l'ultima cosa, che quando mi hanno preso e io ho visto tutti i miei bravissimi, tutta la mia tifoseria assolutamente low profile, mi danno questa, cioè, questa felpa azzurra e io mi dirigo verso al mio al banchetto dove sarei dovuto rimanere e ho visto con la coda dell'occhio Maria che andava da mio fratello. Allora, mio fratello è l'essenza della romagnolità proprio e quindi ho detto porca miseria, è andato bene fino adesso. Io ho visto proprio, mi è scesa la goccia di sudore freddo, il micro, mio fratello è riuscito a dire in quella situazione, ha preso il microfono, ma senti Maria, adesso che mi hanno inquadrato sono famoso anch'io? Io volevo morire. Non ridete, perché un minuto dopo suo fratello ha ricevuto l'antefatto di Paola, che è stato diseredato pure lui, è un altro, via, sono rimasti. Ne rimarrà solo uno. Ne rimarrà soltanto uno, però sono così, una famiglia però... Sì, no, mio fratello è l'unico super romagnolo, gli altri no. Facciamo l'uomo piadina, l'uomo piadina è tuo fratello. È l'uomo piadina è Stefano. Dopo ti farò delle domande che hanno fatto anche, che mi hanno messo qua i ragazzi e sono curioso di sentire le tue risposte. Però poi invece, perciò facciamo un salto temporale. Sì. Adesso, cioè da amici, sì. Hai salutato amici, non ci sono più. E adesso cosa fai però? Tuo padre quando torni dici, ciao papà, faccio piacere. No, dopo da lì, diciamo, quello è stato il primo momento in cui ho preso la mia vita in mano, paradossalmente, perché è stato il primo attimo in cui ho detto, ok, io voglio lavorare nello spettacolo. Amici per me è stata una scelta anche razionale perché era una possibilità di uscire immediatamente perché certo. C'era vitto e alloggio e cominciare una vita nuova, quindi non sono mai più tornato. Da lì ho cominciato a fare l'attore per 10-12 anni, ho fatto tante fiction, alcuni l'avete visto, alcuni film e poi è successo l'avvento dei social media. E sono successe un po' di cose che si sono incastrate in maniera un po' assurda e io dopo ho lavorato molto in quella direzione perché avevo capito che il web era molto importante, che stava prendendo molto piede. Ho avuto la fortuna di essere uno dei primi, ma diciamo l'entrata nella moda è stata assurda, nel senso che io ho fatto un piccolissimo film, a parte queste fiction che erano molto popolari e ti permettevano di vivere bene e tutto, ma magari non c'era una grande ricerca, diciamo, attoriale. Ho fatto questo piccolo film che hanno visto veramente 4 persone, che si chiamava Penso che un sogno così, che era un film durissimo sul suicidio di 4 ragazzi insieme, 2 coppie. E questo film, non so perché l'ha visto, era uscito in 2 cinema, un PR super importante. Uno dei 4 era un PR. Cioè uno dei 4 era un PR. PR, pubblica relazione, lo sapete? Sì, il capo della comunicazione di Louis Vuitton. E mi invita alla sfilata, perché si è innamorato di questo film e mi invita alla sfilata. E alla sfilata, in prima fila, c'ero io qui, Bradley Cooper di qua e i Black Eyed Peas di là. Quindi tutti si sono chiesti, ma chi minchia è questo? Okay. E hanno cominciato a farmi un sacco di foto. Iniziava Instagram, io ho sfruttato questa cosa, quando poi vai da Vuitton, tutti gli altri brand, perché è uno dei più, ce ne sono 3 che sono proprio più importanti a livello mondiale. Non facciamo tutti una... c'è Chanel, c'è Armani, c'è okay. Questi qua sono i grossi. I 3 sono questi qua. Sono, sì, c'è tutto LVMH, che è uno dei poli della moda, poi c'è Kering e poi... sono quelli che poi c'è anche Gucci, ci sono tutti questi. Però sono tutta grandi, questa galassia, sono però di 3 macrocosmi. Macrocosmi, tutti i suoi. E tipo, facciamo come gli Avengers della Marvel, oppure esatto. DC Comics, qua c'è tutto il gruppo. Esattamente così. Però me l'hai detto bene che io LVMH. Però LVMH. 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 E quindi lì ho cominciato. Cioè, tutti ti chiamavano, dice caspita. E mi invitavano alle sfilate. Insieme io avevo aperto questo blog di scrittura che non c'entrava niente con la moda. Ma il direttore del web di Elle, il giornale Elle, mi chiama e dice ti voglio dare una rubrica perché mi piace come scrivi. E quindi ho cominciato anche a scrivere. Da lì ho fondato insieme a altri 4 amici un giornale che si chiama Lampoon, del quale facevo poi il direttore dei contenuti web. Da lì ho capito che funzionavo in quella cosa e ho aperto una società che si chiama ASAP Studio che fa creatività. Quindi adesso io faccio il direttore creativo, le pubblicità sul web, diciamo.
per la moda. Cioè è un Paolo Ferrari della moda, Paolo Ferrari che invece tu volevi fare la scuola di danza, quasi, sei arrivato qua a fare l'educational. Abbiamo comunque questo inizio di ballerini insieme. Sì, vedi, lui fa la scuola di danza. Infatti come tutti e due abbiamo smesso. Esatto, l'altro. Fortunatamente per il mondo è un passo della fondamentale danza. Per il successo, smettere anche di ballare. Anche suo padre gli ha tolto i soldi, mi sa, sì. Che a suo tempo. No, davvero complimenti. Grazie. Adesso, guadagni bene adesso? Sì. È brutto da dire queste cose. No, è brutto da non sapere quanto. Quanto guadagni? Ma il 730 quello fa? C'è ancora il 730? Il modello 1? Allora, io quanto proprio, si dichiara più o meno? Io ho proprio un... non sono minimamente un interessato ai soldi. E non so neanche... Come tutti quelli che ce l'hanno, tra l'altro. Sì. Perché quelli no, che no, ce no, l'hanno no, sono interessati. Perché ho avuto anche momenti che non ne avevo pochissimi. So che vivo bene perché a un certo punto è arrivata la telefonata della mia commercialista, fa devi comprarti una casa perché non ti pago più gli affitti, quindi sono uscito e ho comprato una casa, quindi qualcosa c'era. Una bella casa? Sì, molto. A Milano? Molto, però c'è un casino perché dato che non sono legato alla realtà purtroppo moltissimo, mi dice la commercialista devi comprarti una casa, quindi io esco di casa, vedo una casa e compro quella. Tranquilla, era il Castello Sforzesco, una. Solo una. Ma subito dopo chiamo quella in cui sono affitto e do la disdetta. Solo che in Italia diciamo che ci sono tutte le robe burocratiche, per cui avevo 6 mesi di disdetta che non sono coincisi con 6 mesi dei lavori dell'altra casa. Quindi ho lasciato la mia vecchia casa in affitto, ho messo tutto in un container, ho preso un'altra casa in affitto aspettando che la mia sia pronta. Quindi adesso sono nella casa di mezzo. Ah, non sei ancora in quella casa vera? No, penso a fine giugno. Quando ci inviterai per il party iniziale? Noi tutti, noi del Dominale di Turodo, ci siamo, la famosa festa, saremo noi. Così un po' come te che sei stato in mezzo a Bradley Cooper e i Black Eyed Peas, noi saremo alla tua festa e diranno, caspita, chi sono questi ragazzi? E vi faranno le foto, Beatrice, che già tu lavora nella moda. E vai, e comincerà così. Ad esempio, ma è vero che hai cominciato un progetto sulla numerologia, faccio già fatica a leggerlo, sì, con Patrizia Pepe? Sì, allora Patrizia Pepe mi ha chiamato per fare la campagna. È una stilista Patrizia Pepe? Sì, è un brand di ready to wear commerciale molto grosso e volevano un progetto per il web. E dato che io in quel momento sto lavorando con un numerologo che ti spiega te attraverso i numeri, ed è una cosa molto affascinante, ho detto mi piacerebbe parlare di un brand attraverso i numeri. E invece anche Emma Marrone, quando hai conosciuto, come è nata l'amicizia con Emma Marrone? Emma è nata un'amicizia non da amici, come alcuni hanno scritto. Ah, già, perché eravate due amici, nel senso... Sì, ma eravamo in anni completamente diversi. È nata perché io sono andato a uno di queste cose tipo Festival Bar, Wind Music Award, non mi ricordo quale, e scrivevo per il giornale e scrissi un articolo cattivissimo su di lei, che sì cattivissimo, tant'è che poi mi ha raccontato che è stata sua mamma a leggerlo e a dire guarda cosa scrive questo. In realtà non era cattivissimo per me, era che io non la capivo, cioè non capivo questa aggressività, sì, che parli in italiano. Questa sì, no, nel senso non capivo il suo personaggio, però finivo dicendo non capisco questo personaggio, ma quando è salita sul palco tutti si sono alzate e l'hanno seguita, e dato che per me la musica è arrivare alle persone, lei è arrivata alle persone, quindi non importa che piaccia a me o non piaccia, lei è giusta. Perciò questo gli è molto piaciuto. Però all'inizio era stato molto pesante, tant'è che lei mi manda una lettera a casa, viemmela dire in faccia, con il pass per il suo concerto, per il backstage. Scusa, Emma, mi fai proprio schifo. Vorrei dirtelo in faccia se mi mandi un pass. Però devi dire, però arrivi. Però, arrivi. Però arriverà, comunque arrivi la gente, però a me proprio non piace. Okay. Però io se vuoi te lo dico in faccia. Bravo, va bene no, così. No, poi in realtà lì ho avuto l'occasione, la prima foto me e Emma è lei che mi dà un pugno in faccia, ti dico solo questo. Poi lì ci siamo conosciuti e io mi sono totalmente innamorato di una persona che è veramente fuori da... Ha uno, è proprio umanamente... Scherziamo e ridiamo, però ci piacciono le persone con spessore. Ma è veramente umanamente fuori dal comune. Tant'è che poi è nata questa amicizia fortissima che poi si è trasformata anche in lavoro, perché lei mi ha chiesto di seguire dal punto di vista direzione creativa l'ultimo album e ho fatto la regia dei suoi ultimi... Perché tu sei anche regista. Sì, faccio anche quello. Dei suoi ultimi 3 videoclip, ma fra l'altro la casa che ho preso è molto grande e io pensavo di fare una piccola parte, un appartamento che lo chiudevo perché sono single in questo momento, quindi era molto grande per uno da solo, e ci facevo un Airbnb.
Lei è entrata a casa che veniva a fare i lavori e ha detto: ma col cavolo che tu fai in Airbnb, la compro io. Quindi adesso abbiamo due case con una parete che si... No, diventa proprio una casa unica quando vuoi e quando vuoi stare da soli. Cioè, quando non sei più single tu la chiudi, lasci fuori, invece quando sei stato con i tuoi amici, come Frienza, è un po' come Frienza. Sì, io ho sempre sognato di vivere con i miei amici, ho proprio un'identità comunitaria, mi piace molto il fatto della condivisione. Devi anche vedere se stai bene. Io so che lei in casa è una situazione che mi fa stare molto bene. Poi cucina da Dio, io non so fare niente, quindi... Infatti l'unica cosa che ha scelto Emma della casa è la cucina e le padelle. Ma voi due, ma io sono simpatico, Vengo. Va bene. Oh, sono simpatico, io no. No, sta scherzando. Però è una bella cosa questa della, del saper vivere insieme, della convivialità. Sì, ma fra l'altro qui per esempio eravamo nel deserto fuori Las Vegas, che siamo andati a fare questo video, e lì lo vedi su, cioè lei è veramente una professionista, nel senso che gli ho fatto fare degli orari orrendi, stava nel deserto che c'erano pure i serpenti a sonagli, c'era anche suo padre che ne ha visto uno ed è stato zitto perché sennò si bloccava tutto, c'ha un po' paura dei serpenti, Emma. Strano, chi non tiene un serpente a sonagli? Ha un po' fobia. A casa. Però è stato bellissimo, questo è stato uno dei video più belli secondo me. Beh, Paolo, se vuoi digli di venire qua, potrebbe dico, venire, certo. Ma caspita, sì. Ma anche perché, vuoi sentire, Nevi, fai una canzone proprio così, prendiamo il microfono un attimo a Nevi, così che tanto veloce, ma proprio veloce, a cappella proprio qualcosa così. So che scalda la voce, però riesci? Però tanto Paolo non si offende, vediamo. No, magari prova. Si offende a Emma. Vai, però. Assomiglia un po' a Emma. Ah, Massimo si offende a Emma. Vai, Massimo ti dà un passo. Io faccio sciallo ancora. Vai. I'm of the deep, watches and diving, I never meet the ground. Uno sgabuzzino te lo trovano anche ma a casa, certo, loro. Se quando fai... vuoi. Paolo, davvero grazie, è stato davvero con noi. Purtroppo la nostra puntata, vorrei stare qua un'ora in più perché mi piace. Quante cose ha da dire Paolo? Hai mille cose, sei un uomo rinascimentale, fai un sacco di speriamo. Cose. Un po'. Davvero complimenti per quello che fai, in bocca al lupo però. Grazie, credo. E davvero grazie per aver accettato un po' di stare con noi e di condividere un po' il pezzo di strada con noi. Grazie mille grazie Paolo Stella, grazie a voi. Grazie.